per noi è tutta una cosa nuova questa, fa parte della nostra costante crescita, anche se lenta, però siamo arrivati ad un punto che ovviamente la categoria richiede anche questo. E da oggi si parte per questa nuova avventura. Non abbiamo alcun tipo di timore. Ovviamente la categoria richiedeva che la società mettesse mano all'organigramma. Siamo andati avanti per troppo tempo in pochissime persone facendo calcio in modo familiare, in modo passionale. Oggi la categoria richiede ben altro. Abbiamo cercato di metterci al passo con le altre società, prendendo addetti stampa, tutta roba che noi non avevamo nel San Tommaso. Quindi l'unica cosa che cercheremo di reggere e di mantenere lo status familiare che contraddistingue la nostra società. Cercheremo di crescere, cercheremo di non fare brutte figure. Ovviamente non sarà semplice, ma io sono convinto che il San Tommaso, ho detto giorni fa sui social, non abbiamo Serie D, non ti temiamo. Ovviamente non deve essere per forza così, la dobbiamo affrontare con la massima passione, perché a noi ci contraddistingue, la massima serietà, senza grilli per la testa. Dobbiamo fare un campionato tranquillo, cercare di conservare la categoria e cercare di continuare a crescere, perché alla fine è questo quello che ci contraddistingue, è questo quello che a noi serve, continuare questa crescita lenta e costante, per poi chissà un domani realmente continuare in categorie diverse da questa. Però per ora ce la teniamo stretta. Già questa per noi è una categoria da sogno. Nessuno, né Rione né nella società, si aspettava che oggi il San Tommaso potesse partire per un ritiro di Serie D. Perché noi in questo momento siamo una realtà, siamo una realtà che ci affacciamo a questa categoria con tanta voglia di fare. La società è dal 5 di giugno che insieme al direttore stiamo lavorando per cercare di allestire un'ottima squadra. Io devo essere sincero, sono anche emozionato. Io da Irpino sono fiero e orgoglioso di partecipare a questo progetto. Quando sono stato chiamato al capezzale di questa società, mi ricordo, parlai con Annino, io ero felicissimo, dissi corro, vengo di corsa, perché da Irpino cercare di portare avanti i colori bianco-verdi, anche se sono del San Tommaso, a noi ci fa veramente enormemente piacere. Noi oggi siamo qua, io devo per forza e con grosso piacere dirvi che questa società è pronta per questa categoria, è pronta sotto l'aspetto societario, è pronta sotto l'aspetto tecnico. C'è uno staff di tutto rispetto, dove inizio dal mio collaboratore in primis, che è Nicola Iasio, che lavora con me da 3 anni, per cui è una persona consolidata, sa, mi sopporta e mi supporta in qualsiasi evenienza. A fianco a lui c'è Fernando Saccomanno, che è il preparatore atletico, un ragazzo giovane che ha tanta voglia di mettersi in evidenza. Credetemi, mi ha colpito molto la sua voglia proprio di fare, perché proprio questa è la prerogativa di questa società. Essendo famiglia, ognuno si deve mettere a disposizione dell'altro e tutto quello che ci siamo detti e tutto quello che farà sarà proprio in proiezione della famiglia. Di fronte a me c'è il preparatore dei portieri storico, Rossi Angelo. Quando mi hanno prospettato di tenerlo qua nel San Tommaso, non ho perso tempo a dire sì, perché credetemi, è una persona ottima, speciale, con un unico vizio che è quello del fumo, ma quello non si toglie. Però ha un grosso pregio, parla pochissimo e fa tanti fatti. A volte lo vediamo e ci rendiamo conto che c'è solo attraverso la nuvola di fumo che sta vicino a lui. Ma questa è una grossa dote che lui ha, perché penso che alle chiacchiere farà parlare i fatti, perché avrà da lavorare con un discorso di under e lui è sicuramente molto qualificato in questo. Poi per il resto conoscete l'addetto stampa.
è un ragazzo splendido. È la mia giornata, so che lavori con Di Marzio, per cui teniamocelo stretto, perché come dice, Di Marzio, il mercato non dorme mai. Speriamo di non dormire noi, amico mio, perché sennò andiamo in crisi. Lo so che volevate stare in altre conferenze, però vi tocca stare anche con noi, che siamo una piccola realtà di questa splendida città che di calcio ne mastica tanto. Noi vorremmo fare quello che ha fatto il Chievo in quel di Verona, se ci riusciamo a farlo, caro mio. Per adesso ci godiamo questa categoria. Sono le caratteristiche del San Tommaso di liquidato. Se c'è ancora da aspettarsi qualcosa sul mercato, e mi voglio ricollegare anche al fatto dei gironi, avete già qualche sensazione, qualche previsione? Perché naturalmente anche la collocazione del girone cambierebbe anche gli obiettivi, anche durante le prospettive. Sì. La società è vigile sul mercato per quanto riguarda l'innesto di qualcos'altro. La società è vigile sul mercato, il grosso è stato fatto, sicuramente non andremo a prendere più giocatori over perché ne abbiamo a sufficienza, magari abbiamo qualche mancanza in un determinato posto del campo e aspettiamo gli eventi. Quello che vi posso dire, vi posso garantire, che noi inizialmente abbiamo avuto delle piccole difficoltà a formare la squadra, ma dico piccole perché quando chiamavamo qualche calciatore, i direttori chiamavano qualche calciatore, il fatto che ci chiamavamo San Tommaso, si aspettavano, non lo so, che noi non eravamo in questa categoria. Poi dopo, quando però hanno iniziato a vedere l'organico che abbiamo messo su, credetemi, ancora prima di sederci qua ci sono procuratori che ci chiamano, perché hanno visto che questa è un'ottima realtà, perché i direttori, la società, mi hanno messo a disposizione calciatori importanti. Per quanto riguarda il girone, noi siamo una neopromossa. Quello che ci arriva, ci arriva. Noi non siamo l'Avellino che magari l'anno scorso è stato messo in un girone laziale, dove per continuità toccherebbe anche a noi, però noi non facciamo, noi non possiamo decidere o pensare di andare in un girone dove ci farebbe piacere andare. Torione, che ripeto, costola importante di questa città. Io andavo a scuola ad Avellino e si parlava sempre di San Tommaso. Di fronte a me vedo Pino Curto che se non parlo di San Tommaso va a finire che dopo mi bacchetta in malo modo, però la realtà è questa. Noi stiamo presentando il San Tommaso Calcio, ragazzi. San Tommaso Calcio, che non è più toccare, ok? San Tommaso è il santo che si deve toccare con mano, invece adesso no, qua non c'è niente da toccare, qua siamo la Serie D. E siamo in questo momento una parte importante di Avellino e del calcio ad Avellino. Faremo di tutto per giocare nel nostro quartier generale, perché là la società ha vinto un campionato, là la società sta bene, noi stiamo benissimo là sopra e siamo ospitati benissimo dalla struttura e dalla cooperativa che c'è là sopra. Però se vuoi il mio pensiero, io penso che noi siamo una costola di Avellino e penso che questa società, questo rione, meriti di giocare al Partenio. Poi, ti ripeto, stiamo bene dove stiamo. Abbiamo dato, dopo vi spiegherà lui il tutto, però io penso che come l'Avellino Calcio ha tutti i diritti di giocare nella struttura della propria città, io penso che San Tommaso fa parte della città di Avellino e ha tutti i diritti per giocare nel campo di destinazione della propria città, che è il Partenio Lombardi. In fase di presentazione di domanda era obbligatorio presentare una struttura idonea per il campionato di Serie D. Il De Cicco di Prato La Serra al momento non lo è, perché da Roma sono arrivate delle prescrizioni che il sindaco Aufir e la cooperativa Progresso dalla fine del campionato scorso sono al lavoro per permetterci di giocare in quella struttura già dalla prima di Coppa Italia. Ovviamente se questo non sarà possibile andremo obbligatoriamente a giocare al Partenio, anche se
come dice il mister, a noi toccherebbe di diritto, ma io al momento dico a malincuore, perché noi là siamo stati benissimo, ci siamo sentiti a casa nostra e vorremmo continuare, visto che non abbiamo avuto la possibilità di farlo nel nostro rione, ci siamo sentiti adottati dal sindaco di Prato La Serra e dalla cooperativa Progresso e quindi è giusto gioire insieme a loro e vivere questo sogno insieme. Ovviamente, come dicevi tu, al momento abbiamo l'autorizzazione per poter giocare a Partenio, quindi se arriverà la proroga per giocare a Prato La Serra, ben venga, sfrutteremo eventualmente il Partenio con, ovviamente guardando le esigenze dell'Avellino Calcio, per qualche incontro eventualmente importante dove Prato La Serra non potrebbe permettere ospitare i tifosi ospiti, qualche tifoseria importante. Però al momento noi speriamo di farcela per la prima di Coppa Italia. Se questo non avverrà, ovviamente noi già dall'inizio nella campagna abbonamenti ci siamo diciamo un attimino riguardati facendo capo alla Go2, proprio in virtù che se dovessimo giocare al Partenio le tessere hanno il ticket per i tornelli che sono della Go2, quindi ci siamo già un attimino riguardati da questa situazione. Però ripeto, la volontà della società è quella di giocare a Prato La Serra. Se questo non sarà possibile, ovviamente non dipenderà da noi, giocheremo al Partenio con tanto onore, ovviamente con la pelle d'oca, perché io al Partenio ci sono andato, ci vado e ci andrò a vedere l'Avellino Calcio. Sedermi in banchina al Partenio per me potrebbe essere solo grande orgoglio e grande soddisfazione. Posso aggiungere anche perché sarebbe ideale, perché il Partenio ha panchine comode che può ospitare la stazza anche, del direttore. Anche. È giusto, sarebbe giusto un eventuale Avellino in Serie B, in Serie A, io me lo auguro, avere una squadra consolidata in una Serie D, penso che non faccia male nemmeno all'Avellino Calcio. Questo io penso che i cittadini di Avellino, non parlo di tifosi perché ovviamente sembra che non vorrei costringere un tifoso dell'Avellino a venire a tifare San Tommaso, la vedo difficile, però darci una mano ad affrontare questo campionato che per noi è, per il mister no, ma per noi è tutta un sogno, è tutta una cosa nuova, non sarebbe male. Però al momento, ti ripeto, sta andando bene, ma ci aspettiamo molto di più. Ovviamente capiamo pure che la gente si affeziona con i risultati, purtroppo oggi il calcio è questo. Quindi sta a noi partire bene, sta a noi già dal precampionato, anche se si dice calcio di agosto non ti conosco, ma sta a noi partire bene e far affezionare le persone. Spero che ci riusciremo e sarebbe già un sogno vedere 300-400 persone alle 5 di Prato La Serra. Alcuni commenti mi hanno fatto sorridere quando abbiamo preso il difensore centrale ex Cireale Cambuzza. Ho letto addirittura dei commenti: per andare a San Tommaso l'avranno riempito di soldi, ma non è così. Il San Tommaso non ha soldi da poter far gola a calciatori importanti, è solo il fatto che probabilmente tanti calciatori si sono innamorati di un progetto evolutivo in costante crescita. Questo ci dà molta ci inorgoglisce tanto. È bello già il fatto di avere una sede per noi. Non ti dico che negli anni passati abbiamo fatto trattative al bar di turno. Abbiamo firmato liste sotto gazebo, quindi non abbiamo assolutamente vergogna, la maggior parte di voi ci conosce come abbiamo fatto calcio fino ad oggi, quindi il fatto di essere in conferenza stampa in una sede nostra, per noi questo già è motivo di grande orgoglio. Il segretario che sta dietro al vetro non l'abbiamo presentato. Ma infatti, per preferire un'altra figura che il San Tommaso non aveva, perché eravamo 3-4 persone che facevamo tutto, da segreteria, da addetti stampa, ovviamente la categoria non ce lo permetteva questo, anche perché non abbiamo vergogna di dirlo, non avevamo le capacità per poter fare questo, quindi non ci vergogniamo di dire che siamo persone che vogliamo continuare a crescere, continuare a imparare, continuare ad apprendere da chi ne sa molto più di noi, in questo caso è Peppe Guerrieri. Con gli abitanti che ci sono, una squadra di Serie C
e una subito di Serie D. Penso che siamo una delle poche in Italia ad avere una cosa del genere. Penso che tutti quanti noi ne dobbiamo andare fiero, perché è Avellino che porteremo a, non lo so se andremo in Sicilia, non lo so se andremo in Puglia, non lo so se andremo nel Lazio, in giro per l'Italia. È Avellino, non porteremo solo San Tommaso, è Avellino che porteremo in giro per l'Italia, e di questo noi ne siamo veramente orgogliosi.